Ciao, iniziamo tra 2 minuti. Scrivi ciao nella chat se ci sei. Ciao. Ciao, sono le 9 qui, che non è l'Italia. Possiamo iniziare. Ciao, io mi chiamo Stefano. Sono un insegnante di italiano e oggi parliamo solo italiano. Puoi scrivermi in qualunque momento. Se non capisci, puoi chiedere. Io parlo piano e semplice. Scrivi nella chat, scrivi ciao, fai domande. Puoi fare domande su di me, sull'Italia, sull'italiano. Chiedi quello che vuoi. Io rispondo in qualunque momento. È solo in italiano. Però se non capisci, puoi chiedere e io ripeto. Oggi volevo fare un giro qui fuori, perché è un bel posto. Però ho scoperto, ho capito ora, che non posso fare la live. Lo streaming dal telefono, perché YouTube ha un limite, ci vogliono almeno 1.000 abbonati, 1.000 iscritti al canale, e il mio è un piccolo canale e non li ho. Posso farlo solo dal computer, e dal computer non è comodo andare in giro. C'è anche un altro piccolo problema, che tra un po' piove, il tempo è brutto. O meglio, a me piace così perché c'è fresco. Quando c'è il sole fa caldo. Vedi, non piove, ma è nuvoloso, ma io sono contento. Questa casa è in mezzo ai campi. Questi sono campi di riso. Campi di riso. Se ci sei, saluta, fai domande. Chi c'è? Vedo c'è qualcuno. Saluta, ciao. Scrivimi come ti chiami, di dove sei, perché studi italiano. Io abito in questo posto, tranquillo. Mi piace quando piove, soprattutto perché non passa nessuno. La strada è vuota, è
È deserta. Vuoi venire da me? Ti piace il posto? È un posto semplice, tranquillo. Non sono in Italia. Se hai già visto una live, sai che non sono in Italia. Se non lo sai e vuoi sapere dove sono, chiedilo nella chat. C'è un evento importante di questi giorni, anzi, ormai è già un mese. Se hai visto la live scorsa, sai che io ho una gatta. Questa gatta ha due gattini. Ti presento la mia gatta. Mia gatta si chiama Miccia. Il suo nome è Miccia. Era un gatto randagio, un gatto senza casa. Io l'ho trovata fuori, non lontano da qui, vicino qui, nei campi, nella natura. E lei era incinta, aspettava un bambino. Presto sarebbe diventata mamma. Allora l'ho portata a casa e ha fatto due bambini, due gattini. C'è qualcuno fuori dalla finestra che sta lavorando nei campi. Sono campi anche da questo lato. Lì c'è un uomo mezzo nudo, uomo del posto, che lavora nei campi. Ciao, Janus. Janus. Ciao. Spero, Janus, che ti piacciono i gatti, perché oggi vedrete molti gatti. Questa è la stanza dei gatti. Ho messo tante scatole. Gatti, questo è il primo. Questo è il primo gattino. Questo è un maschio, è un uomo, un ragazzo. Piccolo, e poi c'è una femmina, una ragazza. Sono simili, sono quasi uguali. Tu hai gatti o cani o animali? Un coniglio, un pesce, un serpente, un topo. Questo è. Ah, ma quella era la ragazza, stessa ragazza. Sono quasi uguali. Questo è l'altro. Questo è il fratello. Ti vedi come sei bello. Sono bellissimi. Hanno sa un gatto nero. Bello nero. E dei pesci. Pesci tropicali, pesci rossi. E io ho costruito questa città, questo castello per i gatti. Ho preso tante scatole. Queste sono scatole, 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 scatole. E così possono giocare. Tanto questa stanza era vuota, praticamente vuota. Non ci sono mobili. E allora io dormo, ci sono due camere.
Qui dormo, lavoro, c'è la cucina, molto semplice. E qui, questa è la stanza dei gatti. Gu, gu, gu. A volte dormiamo anche insieme, però soprattutto quando sono piccoli è difficile dormire perché giocano la notte. Gli hanno pesci tropicali, sette pesci. I tuoi pesci hanno un nome. Tu li distingui. Sai chi è chi? Jim, ciao Jim. Jim non ha animali a casa perché sua moglie è allergica. Ah, che peccato. Sì. Anche mia mamma è leggermente allergica al gatto, però abbiamo avuto dei gatti. La mia vita qui, ora sono loro. Mi tengono compagnia, sono buffi, sono divertenti. Sono molto contenti delle scatole. Ci giocano molto volentieri. Miccia si fa le unghie. Si fa le unghie con la scatola. Almeno non lo fa con il letto, se no distrugge il letto. Miccia è molto contenta per la live su YouTube. È emozionata. Questo è il suo modo di esprimersi. Io ho già avuto gatti, ma Jim, forse potresti comprare dei pesci. Sì. Anche se hai l'allergia ai pesci, se non li mangi, sei a posto. Con la luce, non so se la c'è. Gliano sa un pesce che si chiama Molly. Te hai sette pesci, ma solo un pesce è il nome. E gli altri sei pesci non hanno nome. Si sentono discriminati. E ci sono molto contenti. Io ho già avuto dei gatti, anzi, ho aiutato anche degli amici a badare ai gatti, a tenere i gatti. Casa, quando i miei amici erano occupati o non erano a casa per molto tempo. Per esempio in vacanza. Quindi sono abituato ai gatti, però è la prima volta che vado a una famiglia nuova, gattini piccoli, molto delicato. Però alla fine è stato facile. La mamma ha fatto un buon lavoro senza problemi. I gattini sono in salute, stanno bene, crescono, sono sempre più grandi. Un piccolo problema è stato abituarli a usare la lettiera è la toilette, il bagno, il gabinetto, il bagno dei gatti, perché beh, non è naturale, insomma, non lo conoscono. Prima facevano la pipì, la cacca, ovunque,
ora 2 giorni, da 2 giorni hanno imparato e la fanno nel posto giusto. Quindi ora possono anche salire sul letto. Perché prima li facevo salire sul letto, ma un giorno uno ha fatto la pipì sul letto e non è bello. Allora da quel giorno era vietato salire sul letto. Poverini, non sono cattivi, sono piccoli. C'è Micia. Micia è strana, quando non le piace il mangiare che le do la scatoletta, il cibo umido, cibo specifico, speciale per i gatti. Lei lo copre come la cacca, ma è buono. Qui c'è un gatto che dorme. Di notte non ho dormito io perché facevano rumore. Quando sono andato a dormire, i gatti erano già sul letto e mi dispiaceva disturbarli, non volevo disturbarli. Così li ho lasciati sul letto, ma ho dormito male. Qui ci sono gatti che mangiano. Ora mangiano il cibo umido, la scatoletta. La scatoletta è una piccola scatola di alluminio. E la scatoletta è a tonno e salmone, pesce. Poi ci sono i croccantini. Croccantino è il cibo secco, non umido. Si chiamano croccantini perché fanno cr 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 quando li mangi. Sono croccanti. È croccante e sono piccoli. Da lì il nome croccantini. Poi c'è l'acqua. Lì c'è un bagno del gatto. La tastiera e una è nel bagno mio. Scatole sono tutte gratis dal negozio qui vicino. Ogni volta che passo dal negozio, controllo, guardo se ci sono scatole vuote che non servono fuori e le porto a casa un po' alla volta. Ora ho molte scatole. C'è qualcuno qua? Saluta, scrivi ciao nella chat, scrivi come ti chiami, di dove sei e perché studi italiano. Mi interessa. Io mi chiamo Stefano, sono italiano e non studio italiano. Perché lo so già. Questo è un ventilatore. C'è anche il condizionatore. Il condizionatore è in un posto stupido perché è in una stanza vuota, è il letto, è di là. Allora ho comprato un ventilatore. Il ventilatore era in camera da letto perché faceva caldo, ma ora non fa caldo. E quindi l'ho portato qua perché
Perché i gatti giocano anche con il ventilatore. I gatti giocano con tutto. Jim studia italiano perché gli piace molto la cucina italiana. È un buon motivo. È un motivo molto comune. La cucina italiana piace a tutti. Io vivo in giro per il mondo, ho vissuto in molti paesi, non conosco un posto, una persona che non ami la cucina italiana. La cucina italiana piace a tutti, in tutto il mondo. Janus studia italiano perché suo padre è italiano. Ah, bene, l'italiano è la sua prima lingua. Anche per me, l'italiano è la prima lingua. A proposito di cucina italiana, io preferisco l'espresso, però qui a Bali esiste, si chiama caffè balinese. E allora bevo questo. È locale e costa poco, costa pochissimo. È meglio l'espresso. Non è male. Poi è esotico, è diverso. Il caffè di Bali, lo so che voi siete allo streaming italiano. Tu sei allo streaming italiano, ti vuoi vedere l'Italia, cose italiane, ma io non sono in Italia, non c'è neanche il caffè italiano. C'ho dell'olio, l'unica cosa c'ho dell'olio extravergine ed è del Portogallo, perché costava meno, no? È più economico, mi dispiace, Italia. Questo è il caffè balinese, comunque se ti interessa. Questo è il caffè balinese, questa confezione elegante. E con questa faccio caffè per 2 o 3 settimane. 2 settimane. E costa pochissimo. Si vede il prezzo? 7.000. Non è 7.000 euro. Sarebbe carissimo. Qui in Indonesia non c'è l'euro. Ci sono le rupie. I soldi qui si chiamano rupie. 7.000 rupie sono circa un po' meno di 50 centesimi di euro. Sono 50 centesimi, wow, dollaro, uguale, sì. 50 centesimi di dollaro o di euro, 0,5. Per bere caffè 2 settimane. Costa poco perché è un prodotto locale. Tu come preferisci il caffè? Io ho molti studenti negli Stati Uniti e là è normale bere il caffè americano. In Italia, ma se lo ordini al bar te lo danno, eh. Però se chiedi un caffè senza specificare, ti fanno l'espresso. Anzi, molti bar, se chiedi l'americano, il barista ti guarda male. E anche qui c'è, vabbè, poi all'estero, in tutto il mondo.
Però se esiste una versione locale, io provo quella. Anche il cibo. Io mangio sempre locale qui. Sono un po' stufo, che mangio sempre le stesse cose. Però non voglio fare il tipico italiano che vuole gli spaghetti in tutto il mondo. In Indonesia a mangiare gli spaghetti. Però se cucino, sì, cucino italiano. Anche perché non so cucinare altro. Dimmi cosa fai oggi, che programmi hai per la giornata e se lì è già sera. Perché se qui è mattina e tu sei, per esempio, negli Stati Uniti, lì è sera. Allora dimmi cosa fai domani. Intanto ti dico io oggi devo dare la medicina al gatto. Importante. Medicina per il gatto. Non la trovo. Non so dove l'ho messa. Devo dare la medicina al gatto, perché il gatto ha i vermi. Il verme è un parassita, cammina così, che sta nell'intestino del gatto. Non sta male, non è grave. Però gli do la medicina. Dopo faccio colazione perché mi sono appena svegliato e non ho mangiato. Poi lavoro un po' qua. Poi vado a pranzo qua vicino, in questa strada. Ci sono alcuni ristoranti locali che sono buoni ed economici e hanno una bella vista sui campi, un po' come qua. E c'è un posto che è molto comodo per lavorare al computer. Ordino una cosa e sto lì. Anche tutto il pomeriggio non è un problema perché sono sempre vuoti, c'è poca gente, pochi clienti. Jim domani deve lavorare in giardino e poi fare la spesa. Non sarà molto interessante. Beh, se tu conosci i miei corsi, Jim. Mentre sei in giardino o mentre sei a, non so dove fai la spesa, Costco o Walmart, ti metti le cuffie, fai play e ti fai una lezione di ripeti con me, una lezione del mio corso. Così tutto il tempo diventa produttivo. Mi piace Walmart. È bello, lo stereotipo. Stati Uniti è famoso, grande. Non so che supermercati ci sono negli Stati Uniti. Ci sono stato tanti anni fa, tanti, 7 anni fa, però non mi ricordo. Non mi ricordo che supermercati sono stato. Questo è un paese piccolo dove abito, però in città non ci sono supermercati grandi, però vicino, subito fuori, sì, ci sono due supermercati. Però è tutto caro nei supermercati qui. Se vuoi comprare verdure, frutta fresca, devi andare al mercato.
al mercato tradizionale, non moderno. Il problema è che il mercato chiude molto presto e io non mi sveglio presto la mattina, quindi non vado mai al mercato perché dormo troppo. Io vado al supermercato solo per comprare il pane, perché fanno il pane buono, pane come in Europa o negli Stati Uniti. Ma se no, no, non compro niente, perché al mercato è tutto caro. Bene. Grazie della compagnia. Io finisco questa live, finisco il caffè e poi inizio la colazione. Non è solo questo, però, è anche questo. Tanta frutta. Ci vediamo tra un mese. Io immagino che sarò ancora qui perché ho la mia missione, devo stare attento ai gatti, non posso andare via. Almeno 2 mesi starò qui ancora. Ci vediamo. Buona giornata, studia anche oggi. Ciao.